Benvenuti a Compila, quindi va. Ehi là. Ciao, buonasera. Aspetta che abbasso un po' il volume che poi ci si abitua. Buonasera delfisti di tutti i mari. Buonasera. Allora, aspetta che non ci capisco una mazza. Che mi sono invertito di posizione. Un disastro. Ciao Marco, ciao, ben arrivato. Non so dove guardare, guardo qua. Perché prima c'era un follow durante l'inizio, poi dopo. Ciao Cricolo. Però era uno spammer, quindi ho fatto, siccome ero proprio, mi stavo proprio sistemando, ho fatto un bel ban, segnala, spamma e quindi gli ho mandato lo spammer a quel paese, ecco, diciamo. Oh, meglio così, ci leggo meglio. Come va? Sono tornato in possesso forse della voce. Sono un po' nell'oscurità, ma non ce la farò mai a... Secondo me però questo è perché sbaglio a impostare la cam, però io so che se accendo un'altra luce poi mi abbronzo, oppure sembra, oddio che barba che c'ho, aiuto. Ciao Giordano, ciao Muzio, bonsoir tout le monde, ma non è mica il canale di Patrick, questo, Patrick il francese, poi mi sono grattato troppo da queste parti, qui c'ho proprio una crosticina, devo attivare i filtri bellezza, se no, vabbè, qua ci vuole un filtro di quelli belli potenti per funzionare, però vabbè, a parte le strunzate, spero che vada tutto bene per tutti. Siamo di nuovo in live, stavo un po'... Sono un po' risistemato la postazione, più che altro gli ho dato una pulita perché c'era la polvere che ormai era diventata come una copertura in cellophane, era quasi, faceva un po' schifio, quindi fai come gli altri streamer, ti metti qualche post-it in testa, ma veramente c'è chi lo fa? Cioè, qualcuno, ma sono piccolini, quindi no, volevo farmi quantomeno la barba, ma e un po' di cose, ma ottimo moderatore. Ciao Silvietta, vabbè, sono un modero io che ho il canale, visto che moderatori non ne ho, o almeno non penso di averne. Ho messo qualche VIP, qualche. Però vabbè, molto raro in realtà, quindi alla fine non è un grosso problema, ma cioè non è neanche così fondamentale. Poi dovesse esserci un attacco incontrollato, metto attivo la modalità scudo, che qui c'è una fantomatica modalità scudo che ogni volta mi viene proposta perché mi dice che sono a rischio, però preferisco rischiare un link in più, tanto poi quelli che seguono sanno distinguere un link, come dire, un link normale da un link fallace di qualcuno che fa spam, per cui grossi problemi non dovrebbero esserci, altrimenti si prende il volo. In altri canali ci vuole una moderazione un po' più spinta, soprattutto dove si gioca, perché ogni tanto capita a qualcuno di perdere un po' di farsi perdere un po' dall'agonismo e quindi ci vuole una moderazione. Come Twitch è un po' sensibile, soprattutto su certi termini, su certi... Noi è difficile che ci incappiamo, anche per l'argomento trattato, direi che è molto raro, ma può succedere, quindi è un po' suscettibile sui termini. Però in compenso, da quel che vedo in giro, si può bestemmiare a tutto spiano, senza grossi problemi, e quindi... È una piattaforma un po' strana, ecco, da questo punto di vista, però non ci lamentiamo, visto che la possiamo usare anche gratuitamente, quindi per queste cose, per cui già da qualche anno. E aiuto,
c'ho sempre un po' la il raschietto che non mi passa. Poi ho mangiato tardi l'altra volta, ne avevo mangiato un po' prima, era un po' meglio, se no passo la live a fare i routini, devo preparare un pulsante rapido per mettere in muto nel caso serva, perché altrimenti se mi scappa il routine nel momento sbagliato, è vero che siamo su Twitch, quindi chi se ne frega, anzi. Allora, quindi di che si parla? No, stasera continuiamo le nostre lesson, poi forse faremo, adesso vedo se riesco a fare, la mia intenzione è sempre quella di fare una doppia live, però non ci riesco mai perché tra un impegno e l'altro di programmazione, cioè diciamo che trovo il tempo, poi appena dico la faccio trovo un impegno subito, mi danno un impegno subito, mi capita un impegno subito tra capo e collo, da un lato è una bella cosa, dall'altro lato però che palle tre volte che voglio fare qualcosa, però l'intento era mettere un attimo, magari se non si riesce a fare la doppia, in pausa questa panoramica per vedere alcune cose che ho pending, perché in realtà ci sono cose che vorrei provare, non ho tempo di provare in un altro momento, e quindi quale occasione migliore di sfruttare le live per buttare un occhio in particolare al famoso game engine che avevamo usato un po' di tempo fa, perché vedo che il tipo, il buon Michelis, Michael Camburelis, non so mai se dico bene il nome, è molto prolifico, ci sta lavorando parecchio e quindi sta tryhardando, ecco, come direbbero i gamer, per cui potrebbe essere interessante riprenderlo, perché voglio vedere se si può fare qualcosa di più a livello di giochi, senza dover entrare nel complicato, anche perché non ne sono in grado, quindi. Però vedo che anche qui su Twitch molti fanno game qui, game là, quindi magari provare ad approfondire un po' le funzionalità. Se lo fa, penso che abbia un ritorno. Alla conferenza TDEFCON, che tra l'altro c'è la call for paper, io forse ho trovato qualcosina da portare, si utilizza anche per aspetta che attivo un secondo schermo, così forse sono com'è che si fa a far funzionare il mitico, no, qui mi fai vedere la mia, ok. Non so se si può spegnere questa roba, vabbè, fa lo stesso, però si può usare anche in modalità business, cioè modalità business cosa vuol dire? Che quella libreria si può anche adottare per fare delle applicazioni vere e proprie che non siano delle applicazioni, cioè solo giochi o cose di questo tipo, quindi in conferenza ha fatto vedere qualche demo. I caratteri, sto abituando ai caratteri grandi e quindi no, vedo che qua non migliora il layout. Ah no, ha funzionato, posto, modifica layout aggiornato, ok, boh, perfetto. Sto sempre impostando un po' di cose extra. No, ha fatto vedere ai TDEFCON un demo dove appunto in un'applicazione tradizionale importava proprio l'engine per fare il rendering di una scena, come funzionerebbe all'interno del suo ambiente, però utilizzato in un contesto business. Quindi mi viene in mente, a me è capitato ad esempio in passato di fare delle applicazioni per supervisioni, SCADA in ambito industriale, dove magari c'è un impianto eccetera, e a suo tempo si usavano dei tool veramente pericolosissimi per fare delle cose tipo 3D, perché non, come dire, la problematica principale era riuscire a trovare delle librerie che facessero il 3D in maniera abbastanza fluida, funzionante, però senza andare a scomodare delle librerie complicate. Quindi c'era DirectX, c'erano dei wrapper. Ad oggi direi che già con FireMonkey, che comunque l'abbiamo anche testato in live quando abbiamo fatto lo Starfield, il campo di stelle, la Terra che gira,
cioè le possibilità ci sono per il tipo di applicazione, però anche sulla VCL, se usiamo Schia, se usiamo altre librerie grafiche, insomma abbiamo già molta più scelta per riuscire a mettere, come dire, in campo delle librerie che sono stabili, facili e che ti fanno ottenere dei risultati anche con, insomma, con pochissimo sforzo. Quindi la cosa carina è utilizzare un motore di gaming con un editor comunque molto facilitato per produrre qualcosa che poi in realtà non è un gioco, ma è un, non so, la presentazione 3D di un impianto dove magari, non so, hai un imbottigliamento, un impianto, un forno che cuoce piastrelle, che ne so, invece di fare la classica, il classico sinottico bidimensionale brutto, puoi fare un qualcosa in 3D che, insomma, all'occhio è sempre un pochino più, è sempre più bello da vedere. Quindi, per cui presumo che anche lui poi lavori, ecco, a parte il fare queste cose, come dire, faccia anche lo sviluppatore, però devo ammettere, ci sono anche i contributi di terzi. Adesso ho visto che è riuscito a farlo funzionare anche con Linux, a integrarlo molto con Visual Studio Code, ovvero praticamente Visual Studio Code riesce a fare tutto. Ha fatto un po' di modifiche che sono interessanti, quindi vale senz'altro la pena riprenderlo, anche perché è anche una cosa un po' più ricreativa e quindi secondo me comunque interessante. L'altra volta abbiamo fatto volare un aereo, ecco, diciamo in un paio d'ore, anche chiacchierando qualcosina avevamo ottenuto, molto semplice, però, come dire, era abbastanza comunque interessante. Annuncio, interruzione pubblicitaria in arrivo, cioè, adesso ho gli avvisi perché ho aperto una finestra che mi fa vedere, vabbè, se arriva. Tra l'altro non so se l'ho mai detto, ma per chi è su Twitch lo dovrebbe sapere, c'è anche la possibilità di fare degli abbonamenti con Prime. È vero che tutti lo dicono, fate gli abbonamenti con Prime, però quando l'avete fatto con uno non potete usarlo con un altro, e quindi cioè, io ad esempio ce l'ho già impegnato su un altro canale, se uno mi invitasse non lo farei. Però con Amazon Prime c'è un abbonamento gratuito a Twitch, e ammetto che chiaramente non è che dia chissà che cosa, però quantomeno elimina la pubblicità se questa rompe le palle. Quindi, come dire, potrebbe essere che, se qualcuno non lo sa, c'è questo strumento, si può utilizzare per non pagare l'abbonamento, ecco, però non vedere la pubblicità. Detto questo, quindi dovrebbe essere partita, perché io l'ho già fatto postponi due volte, ma più di due volte non me lo fa fare, quindi prima o poi deve andare questa pubblicità. Ne approfitto per far partire un paio di cose, ovvero mentre voi guardate questa pubblicità, io vado a prendermi un po' di blog post da farvi vedere dopo, quindi così ne approfitto per questo momento. Quindi io continuo a chiacchierare, ma in realtà mi vado in realtà a pigliare un po' di cose in giro. Adesso questo magari lo spengo perché tiene anche forse un po' di banda. No, tutto a posto, ok, quindi perfettissimo. Che cosa vado a vedere? Allora, facciamo vedere un attimo questa roba qua. Madonna, quanto dura questo spot? Dura una marea di tempo. Tanto sto preparando, è il tutto, quindi vediamo. Qui c'è il blog. Vado a trovare le news. Play Gem Island, ok, giochini, ok, mi sono preparato un po' di robe e poi mi preparo anche un'altra cosa dopo che vi racconterò a breve. Quindi adesso magari switcho con lo schermo, così poi buttiamo un occhietto. Devo schiarire la voce prima, altrimenti vado un po' indietro, perché dalla scorsa settimana ha fatto veramente un sacco di aggiornamenti. Ecco, poi intanto dovrebbe finire lo spottone fastidioso. Quindi, come dicevo,
se avete Prime e non usate l'abbonamento per altri, questo potrebbe darvi un aiuto per eliminare la pubblicità. Io ho fatto posponi un paio di volte, poi dopo la terza non me la consente più. Qua è appunto il blog di Castle Game Engine che noi abbiamo provato in live. A parte il supporto completo per Linux tramite Delphi, che sarebbe interessante da provare per capire come diavolo gira. Ah, con FireMonkey, ok, giustamente sì, effettivamente non c'erano molte alternative, però non sa mai alle volte. E questa è una notizia, è una delle notizie, però dopo ho visto che, quindi questo era 24 febbraio, poi ha messo questo dove praticamente c'è un'estensione di Visual Studio Code per poter fare tutto, praticamente tutti i progetti in Castle Game Engine con questo engine dentro Visual Studio Code. Quindi hai la sintassi di Pascal, sapete che c'è un ambiente, produce dei progetti che si compilano con Delphi, ma c'è un ambiente che lì genera il codice. Quindi se eventualmente chi è incuriosito può andare a vedere la live, però fondamentalmente nell'ambiente carichi i tuoi asset, carichi le immagini, carichi gli sfondi, carichi i suoni, scegli i motori fisici, scegli delle interazioni, ed è un generatore di codice che alla fine viene poi compilato o con il Free Pascal compiler FPC oppure con il compilatore Delphi, che è tra l'altro più veloce, quindi è preferibile per chi ce l'ha. Però ecco, l'idea di poter configurare tutto in Visual Studio Code e usare anche su Visual Studio Code non è malvagio, però fa capire anche quanto ci lavori e quanto comunque questa implementazione sia moderna. Poi ha messo questo è il 9 marzo, questo Gem Island, un gioco fatto con questo engine. Ok, c'è anche la canzonetta. È un po' come dire scattosino da vedere così, ma forse mi compare a me, però alla fine le cose, come dire, ci sono chiaramente amatoriale, gratuito, quindi molto molto direi alla buona. Se vado a vedere un po' da vicino, c'è una qualità grafica un po' scarsa del filmato, proprio perché non leggo neanche le scritte, però questa cosa medievale, insomma, alla fine mi sembra molto molto interessante, quindi vale la pena riprenderlo. Altra news, ITDevCon Spring Edition, come dicevo, la conferenza a Roma. Avevo capito che forse si sarebbe fatta altrove, però si vede che alla fine o era un falso indizio, oppure si è deciso di rimanere nei Big Time Headquarters, quindi nel quartier generale di chi organizza la conferenza. C'è una newsletter, tra l'altro, che si chiama Delphi Bytes, che è interessante, quindi per chi vuole iscriversi magari vi posto anche il link, così direttamente la newsletter su Delphi, carina, ci sono diverse notizie, quindi abbastanza pura. Ah, ok, sempre la stessa. E c'è il call for paper per gli eventuali argomenti, per chi li vuol proporre, argomenti da trattare, novità delle versioni di Delphi, guarda come ho imparato quest'anno Delphi Python, Delphi integrazione con qualcos'altro, IoT, PCL, FireMonkey, RESTful, JSON RPC, test e distribuzione di API, lo sviluppo mobile, Alexa Skill, bot, delle tecniche di sviluppo UI per dispositivi che non sono chiaramente quelli tradizionali come Windows, Android, iOS, ma anche smartphone, cioè oltre smartphone e tablet anche TV, smartwatch. Io una volta ci ho provato, l'ho messa una sulla mia Android TV. Con le versioni più recenti non riesco, perché è un Android TV un po' vecchiotta e quindi, non essendo più aggiornata, non si aggiorna Android e quindi devo usare una versione vecchia di Delphi, però tecnicamente si fa. La UI, pattern, object orientation, insomma tutte le
le varie, i pattern per l'interfaccia utente, quindi anche questo poi fa sempre capire come nel quando si parla di Delphi in realtà si parla sì di un linguaggio, ma i temi che poi si possono toccare con cui con questo linguaggio si possono fare delle cose dette in maniera proprio generica sono veramente tanti, quindi Arduino, Raspberry Pi, ci sono dei blog post dove, con applicazioni non web però fatte con un framework che è compatibile con questo. Qui il problema principale è il supporto alla CPU, che potrebbe di un Linux su ARM, perché penso che sia supportato, se non ricordo male, Linux su Intel oppure Android, che però su questi dispositivi tende ad essere un po' lento. Applicazioni web, TDD, CQRS, Domain Driven Design, chi più ne ha più ne metta. Quindi se qualcuno vuole proporsi e portare qualcosa, sicuramente è una giornata sola, quindi sono previsti 14 talk più pranzo, coffee break, gadget, eccetera eccetera. C'è la timetable, non so se ci sono già dei algoritmi genetici, quindi qualcosa c'è già. Beh, qui è l'host Daniele Teti, che è tra gli organizzatori, quindi c'è già un tema che come trovare soluzioni a problemi irrisolvibili. Il titolo già mi piace, quindi notare tra l'altro i nomi delle stanze, Kirk e Spock, ovviamente tema Star Trek, di una più grande dove di solito si fa tutto, quindi man mano che arriveranno le proposte qui si troveranno un po' di soluzioni. Adesso proverò a scrivere anch'io per vedere se le idee che ho in mente possono essere magari interessanti, vedo se riesco a portare qualcosa, se no accettasi suggerimenti, ecco, da quel lato. Però è sempre difficile portare qualcosa di nuovo a queste conferenze, perché su Delphi non ci sono mai, come dire, ormai si è parlato di tutto ma non ci sono framework nuovi, cioè quello che si sviluppa ad oggi con altri framework moderni è quello che già si sviluppava comunque ieri, che è poi anche il bello di Delphi, penso, e quindi non è che ogni anno c'è una versione nuova di un framework diverso per fare la stessa WPI che facevi l'anno prima, cioè di volte ogni anno i temi sono sempre gli stessi e, come dire, anche i partecipanti sono skillati, sono gente che insomma ne sa spesso anche più di chi presenta, almeno nel mio caso, e quindi non è sempre facile trovare degli argomenti da trattare. Però ecco, se qualcuno ce li ha, li vuole proporre, sicuramente qui se ne ci sono i temi, le proposte. Adesso magari copio pure questo, così se qualcuno è interessato c'è il link. Questo giusto per fare un momento, come dire, un momento news. Poi in realtà io mi dimentico sempre, ma teoricamente sarei anche tenuto a farlo proprio esplicitamente. Ho anche dei codici sconto, anzi non sono codici sconto, cioè sono sia codici sconto ma anche codici per partecipare gratuitamente online ad alcune delle conferenze del GRUSP, che non so, penso che lo conosciate, il GRUSP, oddio dove sto scrivendo? No, sto scrivendo nella chat. Fortunatamente non ci sono stravolgimenti ogni anno, secondo me, infatti. Sì, cioè dire ok, questo framework lo butti via e adesso inizi a usarne uno completamente diverso per fare fondamentalmente le stesse cose che facevi prima, e quindi cioè dove c'è innovazione, ok. Io sono anche partner GRUSP, ok, quindi questo è il loro logo, è il gruppo che tendenzialmente fa diverse cose, però tra le altre cose fa anche molte conferenze, tra quelle più conosciute il JS Day, PHP Day. Prendete dei, metteteci davanti una tecnologia, e quindi questa è una delle conferenze che organizzano. Infatti qui c'è conferenze, non so se c'è una pagina indice, però questo
Developer Experience Day, che è il prossimo, c'è l'incontro DevOps Italia. Oh, questi sono molto vicini, quindi teoricamente dovrei avere dei codici sconto anche per questi, però non riesco a vedere tutte le novità delle versioni ufficiali. Beh, sì, alla fine. Che stavo dicendo? Ah, sì, perdo sempre il filo. Non riesco a gestire. Quindi queste sono tutte le conferenze. Questa ovviamente la più celebre, però c'è PHP Day, Angular Day, Ruby Day, c'è UX Day. Quindi per queste conferenze ho anche dei codici sconto per chi vuole partecipare dal vivo. Tendenzialmente si svolgono Bologna, Verona, qui c'è Faenza, quindi nel nord Italia, tra Verona e Bologna. Ogni tanto mi sembra che ce ne siano state anche alcune, più che altro sono eventi un po', perché sono più che altro come dire, familiari con le venue, cioè con i posti dove queste si verificano e quindi essendo già affidabili. Qui si possono prendere i biglietti, però io ho dei codici sconto sia per prendere i biglietti, ma anche partecipare gratuitamente online, perché volendo c'è anche la possibilità di partecipare online. Quindi la mia idea era capire a fine live quante persone ci sono collegate, se sono, come dire, un numero inferiore ai codici che posso, come dire, distribuire. Come dire, vabbè, scriviamo i nomi delle persone. Infatti, ho già trovato una ruota per fare eventualmente il dovrebbe avere anche l'audio, quindi cic, cic, cic. Per fare l'estrazione, posso fare l'estrazione oppure che siamo in pochi, o se qualcuno sa di essere interessato e nessun altro mi esprime interesse, gli manderò in privato il codice e così può. Aiuto, è cotto. Bisogna sfornare il pollo. E quindi posso lasciarvi questi codici sconto. Mi dimentico spesso di farlo, anzi, praticamente sempre, ma perché ne fanno in continuazione, ne fanno veramente tanti. Purtroppo mi piacerebbe anche portargli qualcosa, ma sono tecnologie con cui io ho a che fare marginalmente, quindi non, cioè, le conosco, però da lì ad avere qualcosa da poter dire in merito non è sempre così facile, però ecco quello che quantomeno posso fare, visto che qualcuno magari può essere interessato, ecco, posso portare un codice sconto a qualcuno che magari è interessato a partecipare. Alcune sono molto interessanti, ecco, alcune sono nuove, UX Day, DX Day, dedicata a Developer Experience, ecco, questa è abbastanza. È inedita, quindi c'è da poco. Altre invece come il JavaScript Day ci sono da molto più tempo e quindi sono già più classiche, più conosciute da questo punto di vista. Comunque adesso a fine live mi lascerò uno spazietto così vedremo, cerco di lasciarmi qualche minuto per non andare troppo lungo e così, come dire, aggiungiamo dei contenuti alla live, quantomeno un po' di chiacchiere, un'estrazione, due news. Infatti la mia idea è anche quella di sperimentare un po' qualche format interessante, raccogliendo un po' di notizie o argomento di cui parlare. Poi sarebbe interessante rifare un'altra live, come dire, corale, come quella che abbiamo fatto un po' di tempo fa su come diffondere il verbo di Delphi, dove avevamo partecipato in chat massivamente. Ecco, c'è da trovare un attimo l'argomento. Però so che a chi butto la palla di solito è abbastanza bravo a proporre delle idee, quindi io mi adeguo, però abbiamo uno strumento, abbiamo il software per fare queste live, sfruttiamolo e così magari facciamo qualcosina di interessante. That said, ciò detto, direi di cambiare, no, cambiare scena no, perché questa va bene così, quella la tengo lì e anche questa la tengo qui per riferimento, così poi andrò a vedermi, dovrei ripescare la mail per vedere quali sono i codici, questo non c'entra niente, che ho da dare. Lancio il buon Delphi, stasera sono a
risoluzione un po' più bassa, caratteri grandi, cioè volevo, perché sto testando un po', come dire, una misura per rendere, sto guardando le live, a volte vedo che i caratteri non sono chiarissimi e quindi mi servirebbe una scheda video di quelle più spinte per fare un decode più mirato, però ecco, da quel punto di vista lì poi finisce che il mio ambiente non gli sta dietro, perché è talmente impegnato a fare, come dire, a lavorare sulla grafica che non ce la fa. E quindi detto questo, qui dovrei fare un po' di pulizia, ma prima o poi la farò. Argomento della serata: abbiamo visto, diciamo, un po' l'ambiente Delphi in quanto tale, come fare applicazioni, come gestire i form, abbiamo visto i frame, abbiamo visto la Visual Form Inheritance, cioè come ereditare form e frame e come personalizzarli per renderli, come dire, verticalizzati su alcune esigenze. La cosa un po' che mancherebbe di fare, in realtà per dire, da fare ce ne sono tantissime, però per completare un po' questo giro, infatti poi il tentativo era cercare di ultimare un pochino una parte, come si può dire, legata a un filone tematico, in questo caso ai form e ai frame, però vedendoli in maniera in una chiave un po' più dinamica, gestiti a runtime, ecco, da questo punto di vista. L'idea era quello di sfruttare tutte queste potenzialità per fare un'applicazione che ha un approccio però diciamo particolare, niente di innovativo non visto, perché ormai tra l'altro io la uso spesso come esempio per far vedere anche le potenzialità non solo di Delphi ma anche per spiegare la programmazione oggetti. Infatti è propedeutico anche per questo tipo di necessità, cioè il fatto di iniziare a vedere qualcosa, programmazione oggetti, vederlo utilizzando però invece che strutture dati, come dire, personalizzate, un po' grette, diciamo, qualcosa un pochino di brutto, usare invece una cosa più efficace come può essere come dire, un approccio visuale per vedere alcuni concetti in ambito visuale, che secondo me rendono molto più l'idea rispetto a fare esempi teorici con cose tristi, come possono essere, che ne so, forme geometriche, l'esempio dell'area, l'esempio di queste cose che poi magari si potranno fare, per carità, però secondo me qui si inizia già a vedere qualcosina di più. Quindi detto questo, mi metto a sviluppare un'applicazione sempre VCL, così rimaniamo comunque sempre su semplice sul Windows. Devo un attimo un pochino ridimensionare un po' di cose, perché giustamente abbiamo spazio ma lo abbiamo un pochino sacrificato, però adesso mi salvo un po' il layout così. Quindi applicazione molto easy, andiamo a fare un pages, lo chiamo, quindi faccio io un po' chiamarla sempre demo, ma ci sta, demo forms main, ok, la classica main form, poi c'è il nostro project, lo chiamiamo demo. Tutti i demo si chiamano, quindi una fantasia estrema, bisogna dire. E con questo demo che cosa facciamo? Quello che andiamo a fare è la seguente cosa: creare un'interfaccia dove io posso andare a ospitare diverse videate, ok, però con una particolarità. Facciamo un discorso introduttivo. Se sviluppate delle applicazioni, prendiamo quelle più semplici da immaginare, tipo i gestionali che hanno clienti, fatture e cose di questo tipo, quello che più frequentemente vi capiterà di fare è, come necessità, è avere una sorta di selezione, magari un menu che possiamo mettere qui in alto. In realtà posso poi già andarlo anche a inserire. Questa è la form principale, metto un main menu, ci metto il classico menu, lo chiamo file, metto la classica azione per l'uscita, proprio di azione si tratta, quindi invece che
mettere il menu e codificarci, metterci dentro, come dire, il codice per chiudere la finestra, avevamo già visto che noi possiamo usare il componente action list per definire quali sono i comandi che in questa schermata possiamo utilizzare. Uno di questi comandi è l'azione di uscita dal programma, giusto per apparecchiare un po' questa applicazione. Però, essendo una cosa comune, quando avete a che fare con operazioni comune, invece di aggiungere questo comando custom, possiamo andare a vedere in un elenco che si chiama standard action. Si tiene anche in memoria l'ultima che ho selezionato, che tra l'altro è file exit, quindi l'ho già utilizzata. Quindi new standard action vuol dire mettiamo una nuova azione che però in realtà è l'implementazione di un'azione che è già incorporata nell'ambiente già esistente. Cioè, cosa vuol dire? Che noi, invece che creare una action e metterci il codice, mettiamo una action che già si trova dentro il sistema, codificata già da, in questo caso, dai creatori di Delphi, ecco, quindi con dentro già il codice che praticamente ti chiude l'applicazione. Quindi per le esigenze più comuni non creiamo un action, definiamo un evento, ma c'è già una classe che fa quello che probabilmente ci interessa. C'è qualcosa per il run, c'è qualcosa per fare l'open di file, per salvare i file, setup della stampante, della page, per la formattazione del testo all'interno di un componente stile WordPad, chiamare ad esempio, far partire un URL, scaricare un URL, avviare l'invio di una mail, cioè chiamare il client per definire di posta elettronica. Ecco, tutte queste cose, cut, copy, paste, ce le abbiamo già tutte. Quindi mettiamo questo file exit, ok, quindi compare questa file exit 1, adesso la chiamo file exit action. Quindi qui è una, non è una T-action, un'azione, un comando generico in cui noi andiamo negli eventi e andiamo a intercettare un execute, ma qui, come vedete, è un discendente, è una specializzazione dell'azione generica che già ha il codice per fare quello che deve fare, ovvero uscire dal programma. Gli unici eventi che mi dà sono un int, un update per dare un suggerimento oppure per dire quando deve essere accesa o spenta, se voglio accenderlo o spegnerlo a seconda di criteri custom. Però un execute non c'è, perché questo è già incorporato all'interno dell'azione, così come la caption, cioè quello che va mostrato, il suggerimento exit quiz the application, che noi volendo possiamo tradurre anche in italiano. Ecco, qui c'è anche un'immagine assegnata che noi però non vediamo, perché non abbiamo assegnato alla nostra image list un'immagine da utilizzare, però generalmente se l'avessimo fatto ci saremmo trovati iniettati un'immagine di default con come dire, con questa questo indice all'interno del nostro, della nostra lista di immagini, avremo già un'icona assegnata al comando. Quindi qui decido di non utilizzarlo, anche perché questo funziona veramente come un default. Se vogliamo dare anche uno shortcut possiamo farlo, magari uno dire chiamo Ctrl Shift Q di quit e a questo punto esco, e quindi posso farmi tutte le mie customizzazioni: visibile, abilitata, la categoria file, questa è la caption, perfetto. Una volta che ho questa azione nella mia action list, posso andare nel menu, prendere un menu item, ok, andare nella mia action, selezionare file exit action, e a questo punto il menu si prende la scritta, fa vedere lo shortcut e cliccato andrà a eseguire quell'azione. Quindi il codice che c'è non execute, il codice che c'è non execute non l'ho definito io, ma è già incorporato e mi fa uscire praticamente dall'applicazione. Quindi, diciamo, a livello di base abbiamo ottenuto che se lanciamo questa roba abbiamo una finestra, se faccio file exit chiudo la finestra e torno di nuovo all'ambiente. Diamo un nome al form, main form, eccetera eccetera. Ok, supponiamo di questo, chiamiamolo main menu, questa la chiamiamo main action list. Sono le immagini, per il momento lasciamole un attimo lì perché vorrei fare un discorso separato. Qui mettiamo nella caption il nostro demo paged application, o
app. Ok, quindi un'applicazione fatta a pagine. A pagine cosa vuol dire? Che se noi ci troviamo in questo contesto, ovvero dovremmo, supponiamo di fare un nostro gestionalino, dovremmo per ogni cosa che dobbiamo visualizzare, cliente anagrafiche, trovare il modo di richiamare una finestra apposita. Quindi gli approcci a questo punto sono diversi in realtà in Delphi, perché noi abbiamo la possibilità di fare l'applicazione MDI, che io diciamo non considererei un'applicazione come questa, ad esempio, ve la faccio vedere, una che è MDI da una vita e lo è ancora. Sì, poi lo scarico l'aggiornamento, grazie. Questa è un'applicazione che io uso abitualmente, che mi sono comprato, lo uso dagli anni 90, quindi ha un'età abbastanza. Infatti prima c'era il Celebrate 30 anni di questa applicazione. I documenti sono dei file audio, se li vado a creare vedete che questa è un'applicazione multi-window, però com'è che funziona? Che le finestre vengono affiancate, se io le massimizzo ne vedo solo una e voglio passare da una all'altra, devo fare window untitled 1, window untitled 2, devo passare da una all'altra, oppure posso decidere di metterle in cascata, in orizzontale, in verticale. La range all non mi ricordo cosa fa, probabilmente le mette nel modo migliore. Il minimize le porta tutte qui giù, però vedete che questo approccio già nelle versioni recenti di Windows è problematico, perché ha dei glitch grafici e quindi è un po' un problema. Accidenti, sono arrivati in ritardo, ciao. Ciao, ben arrivato. Non mi ricordo, Ide, ti chiamo, o Simon, ti chiamo Simon. Sì. Ide Simon, oppure Ide o Simon. Vabbè, tanto c'è il VOD, c'è il... Poi in realtà abbiamo appena iniziato, non siamo ancora entrati nel vivo. Ecco, vedete, graficamente ci sono un po' di problemini, a parte che c'è la grafica vecchia, non quella di Windows 11. Oltre a questo c'è l'icona dell'applicazione che va sulla X, cioè veramente bruttissimo, è una roba che non... E poi qui ci sarebbe l'altro tasto di ingrandimento eccetera che sborda, cioè non è gestito proprio bene. Ecco, in Delphi non funziona proprio così, perché hanno cercato un po' di fare un workaround. Molti hanno usato questo approccio per le applicazioni multifinestra, cioè dove posso aprire più cose contemporaneamente. In realtà, questo è uno degli approcci, quindi funzionano un po' meglio con quelle fatte con Delphi nello specifico. Poi hanno aggiunto anche form tabs bar, ok, la scheda si chiama Windows 10, ma hanno fatto in modo che con questo unico componente quell'approccio che vedevamo prima, anche visualizzato un po' meglio, in realtà può essere trasformato in un'interfaccia a schede, esattamente come Firefox e Chrome. Quindi possiamo utilizzare un approccio vecchio per le nostre applicazioni, ma quantomeno vederlo, come dire, con un approccio nuovo, ecco, senza dover fare modifiche o ritocchi al codice. Utilizziamo l'approccio MDI, però quello che vediamo non sono quelle finestre organizzate come nel caso di prima, ma le vediamo dentro, come schede, dentro una tab bar, esattamente come apparirebbero in Chrome, come aprire varie pagine compaiono in Chrome. Quindi diciamo che quantomeno è un approccio più moderno, che possiamo tra l'altro ottenere lavorando, importando un progetto che adotta un approccio vecchio. Quindi questa è una delle potenzialità di Delphi, il fatto di poter aprire dei progetti vecchi, possiamo dire vecchi nel senso di realizzati con versioni precedenti e fatti con uno standard magari non proprio moderno, e fare una modernizzazione in tempi molto brevi. Spesso la modernizzazione, è vero, non riguarda solo l'interfaccia, riguarda anche il codice, ma c'è da dire che chi ha a che fare con reparti
chi ha a che fare con reparti che talvolta non sono tecnici, quando deve fare una modernizzazione, anche se deve lavorare dietro le quinte, far vedere qualcosa almeno a livello visuale, di solito è un modo per far vedere che l'applicazione è stata modernata, perché se si va a modernare un'auto, si cambia solo il motore, io posso guidarlo, magari ottimizza i consumi, però chiaramente la soddisfazione è molto minore. Quindi grazie a questo componente, come dicevo, approccio MDI, però c'è la possibilità di dire ok, non aprirmi degli MDI che si vedono brutti come l'applicazione che vediamo prima, ma mettimi tutte le finestre, chiaramente il titolo finisce in un tab, diventano colorate, sono gestiti da questo componente, quindi questo componente consente di farle vedere esattamente come in Chrome, con diversi tab, con un approccio moderno. L'altra alternativa che abbiamo è di avere una main form come questa, dove fondamentalmente non fa da master per form figlie, però magari c'è un logo sullo sfondo, quindi non fa nulla di che. Se noi vogliamo aprire qualcosa, lo apriamo in finestre separate, esattamente come abbiamo fatto la volta scorsa, cioè io apro varie finestre, da una finestra potrei aprirne altre, potrei averne svariate, trovare magari il modo di, come dire, piazzarmele un pochino meglio sul video, in maniera un po' simile, non so, a quello che vediamo su Gimp, per dare un esempio di interfaccia, se qualcuno ha presente come è fatto il buon Gimp, sicuramente lo utilizzerete, soprattutto su, ad esempio, su Windows. Vediamo se questa ha delle finestre, questo forse è già modalità workspace, che è una modalità che c'è però solo da non da tantissimo, non è sempre stato così, fino a un po' di tempo questa parte era diversa. Ecco, questo forse non è Windows, ma dà l'idea già di, tra l'altro, la documentazione, ecco, era fatto un po' più così, cioè con delle finestre che più o meno si allineavano nel punto giusto, quindi però andavano, insomma, affiancate, non è una finestra che ne contiene diverse, come ad esempio quella di Photoshop, che è un pochino più... l'idea è quella di fare un'applicazione strutturata a pagine. A pagine cosa potrebbe voler dire? Sto pensando se ho un esempietto da far vedere tra i vari programmi che potrei aver installato, perché molti adesso hanno un approccio effettivamente a schede, questo sì. Forse mi viene in mente, forse questo mi rende un po' l'idea, forse no, però vediamo. Al netto dell'aspetto grafico, questo è un tool che distribuisce Aruba, che deve fare anche un aggiornamento di robe che no, al momento non mi interessano, però ecco, il concetto è avere un'area più o meno grande dove io potrei vedere una grafica cliente, una grafica documenti, fatture, bolle, qualcosa del genere, e a seconda di quello che clicco, ecco, qui cambia un po' cifra, decifra, fammi vedere se cambiano un po' le interfacce, qui sono tutte uguali. Ecco, qui forse qui c'è un po' il barbatrucco, ecco, diciamo che questa c'ha più l'aspetto di un'applicazione web, dove le cose, questa è integrata secondo me nell'applicazione, perché se la ridimensiono è incorporata, non è proprio come la volevo io, però il concetto è appunto avere dei tab, avere un come dire, delle ma questa è una dialog incorporata, questa è un'applicazione web sotto mentite spoglie, mi ci gioco quello che ho di più caro. Proviamo un'altra applicazione che forse assomiglia a quello che intendo io. Quello che intendo io è un po' come il vecchio Outlook, cioè magari ho una tree view, io clicco su un pulsante, ecco, magari questo fa vedere, clicco su qualcosa. Ecco, qui vedo un po' di roba, vado a cliccare su che cosa potrei lanciare, qui mi fa vedere un po' tutte le stesse cose, navigate, go to child, close, aspetta, c'è un close, go to dashboard,
Ecco, qui potremmo già, come dire, vedere un po' delle differenze. Ad esempio, passiamo da una visualizzazione con una toolbar che cambia, ok, a un qualcosa che poi diventa la pagina iniziale dove noi possiamo scegliere da dove partire. Quindi c'è un selettore, una toolbar, e fatico un po' a trovarvi delle cose che siano simili a quelle che intendo. Ci sono delle grandi applicazioni web, alcune non sono così efficienti, ecco, forse anche questa può rendere l'idea, che in realtà potremmo usare anche componenti molto simili, just updated, ovvero un componente fatto così lo possiamo utilizzare perché ce l'abbiamo e funziona anche in realtà su FireMonkey, adesso che ci penso, quindi, però vabbè, la VCL è un po' più difficile, perché sì, manca un po' delle animazioni, però ecco, qualcosa del genere, ovvero io clicco qui, trovo delle selezioni di interfacce, poi aprendo, vabbè, me le apre un'altra finestra, quindi il problema è sempre un po' quello, che è un peccato, però ecco, clicco, seleziono e vedo cambiare delle interfacce qui all'interno, quindi ho il mio selettore e vedo cambiare delle... Funziona anche per VCL, c'è l'equivalente? Se c'è l'equivalente, sono FireMonkey, sono sicuro, VCL non sarà forse il MultiView, sicuro lo usa il menu a tendina. Beh sì, il menu a tendina. Allora, in realtà abbiamo degli altri controlli che sono comunque interessanti, perché abbiamo un control list button, avremmo qui avremmo anche il car panel, che sarebbe interessante sperimentarlo da questo punto di vista. Sono componenti anche per Windows Store, toggle switch, potremmo metterci una ricerca con un sales box. Split view, tu dici? Diamo un'occhiata a vedere. Split view. Ammetto di non averlo mai usato. Display mode. E quindi di non sapere use animation. Beh, qualcosina c'ha, sicuramente. Close style collapse. Lo sai che faccio? Lo lancio e poi lo guardiamo, così vediamo. Beh sì, se gli do anche un qualcosa dentro magari, o magari mi vedo un tutorial. C'è un esempio in Delphi. Ah ok, aspetta che andiamo a vedere, chiudiamo un attimo questo, andiamo a vedere nei sample, c utenti, pubblica, documenti pubblici, Barcadero, studio, samples, sarà sotto qui, VCL, split view, diamo un'occhiata a quello che ne esce. Home, layout option, diciamo è quello che più o meno, bello, molto very interesting. Ah, qui lo cambia anche direttamente. Overlay, immagino che sì, non ti ruba, ti passa sopra. Beh, c'è anche l'animazione, c'è tutto. Lo preferisco così perché almeno sai che c'è qualcosa. Ecco, questa è una cosa molto interessante. Faccio un copia e incolla, beh, ce l'ho proprio. Abbiamo anche gli stili Windows Dark. Ok, quindi abbiamo anche Iceberg. Sì, un po' strano, però un po' alternativo. La versione, questa è proprio l'applicazione da Windows 8 in poi che sarebbe dovuta diventare lo standard. Delay, così si velocizza un po', sembra. Animation step, così mi piace già di più. E quindi però ci vuole, ok, il tasto, qui immagino che abbiano messo l'evento click, e nel click gli dicono ok, se sei aperto ti chiudi, altrimenti ti apri. È interessante. E quindi split close view, item index, questi sono, che roba è, pulsanti. Ah, ci ha messo i category buttons,
Giusto. Allora, facciamo una roba molto intelligente, facciamo un bel edit copy, siccome non vorrei, vorrei essere sicuro di non perdermelo, prendo il mio buon notepad, me li tengo lì, oppure ci vorrebbe quel plugin che è disponibile per Delphi, ma il multi, anzi dovrebbe essere integrato in Delphi il multi clipboard, se non ricordo male. Non mi ricordo dove si configura, onestamente. Parnassus, no, questi sono quelli che ho installato io. Forse non è qua, non è nel form designer, sarà rincagnato da qualche parte, immagino. O forse mi confondo io, mi sembra che ci fosse un tool, forse va abilitato da qualche parte. Vabbè, non voglio perderci più di tanto tempo, quindi mi porto via quello, mi porto via, quindi quello l'ho già copiato e incollato, mi porto via le icone. Ok, tanto quando faccio un copia è tutto testuale, quindi mi porto via la toolbar, che è interessante. È proprio un pannello, non c'è nulla di che, nulla di. Però è già, come dire, è già interessante come implementazione. Ok, gli stili mi vanno bene quelli di default, poi tutto al più se ho bisogno di recuperare qualcosa, vengo a prendere di qua e facciamo prima. Quindi torno qui e faccio quanto segue. Copia, ah, c'è ancora questo aperto. Ok, direi che ha preso più o meno tutto tranne, mi sa, i pulsanti, o meglio, i pulsanti li ha presi ma non hanno le azioni. No, ce le hanno le azioni, non mi ha preso i pulsantini. Ok, però questi li posso poi aggiungere anch'io, credo. Category editor, button category, category buttons. Dovrei metterci i buttons dentro. Allora, aspetta, facciamo una roba. Facciamo una roba più intelligente. Allora, intanto salvo tutto, la split view ce l'abbiamo. Quindi questa l'abbiamo recuperata. C'è un colore magari un attimo da rivedere, però. Items, ah, giusto, è vero, c'è su questo sotto in items. No, scusa, qui alla button collection. Ok. Però è strano che non me l'abbia copiata assieme al resto, o forse avevano lo stile dell'altra applicazione, quindi li vedevo bianchi. Secondo me sono, hanno un colore, gli manca la caption. Ah, perché non c'è l'azione. Ok, a vedere se sì, ci sono. I componenti li spostiamo, oppure, come sapete, c'è sempre la voce di menu view. Non mi ricordo dov'è la in edit hide non visual components, oppure il tastino che tira via i componenti, così si può progettare in maniera tranquilla, oppure li fa riapparire. Quindi qui lo chiamiamo main icons. Dovrebbe esserci dentro qualche icona, sì, tipo quella del tasto là in alto, quella della home, quella delle news, quella del battery. Ok, tanto queste ci piacciono come icone. Paged app demo. Ok, quindi vado a. Lascio la action, dovrei mettere l'action list. Ah,
agganciate alle main icon, main menu, posso associare alle main icon. Facciamo ad esempio un'azione, chiamiamola home, quindi facciamo una category pages nuova che mettiamo qui, questa la chiamiamo home, e nome dell'action page home action, poi ne facciamo almeno un'altra, c'erano delle news, quindi facciamo news, scusate, page news action. Ok, vediamogli anche dai qualcuna delle icone, c'era questa, c'era, no, piglia, no, non questa, quella della casetta, esatto, perfetto, quindi almeno due le abbiamo messe giù. Caption news, quindi chiaramente queste come azioni vuol dire che se vogliamo qui possiamo, allora qui mettiamo file menu item, in realtà non siamo poi tenuti a dare un nome a tutto, quindi basta che ce ne sia uno, che ci sia una dichiarazione. Qui facciamo un menu, lo chiamiamo, uso anche la e pages, ok, toglimi il nome, tanto non devo usarlo, metto un altro con scritto home e metto un altro per l'azione news, quindi con questo switcheremo le due pagine, ma anche con questa barra, in modo che se uno ci voglia arrivare in entrambi i casi potremmo dire siamo a cavallo, possiamo scegliere quello che vogliamo. Page home, page news, potremmo anche mettergli dei tasti tipo CTRL 1, CTRL 2, no, questo non è un grosso problema, poi ci pensiamo in un altro momento. Tolgo il nome, ah beh, c'è l'azione, va bene, tanto questo non dobbiamo riferirci al menu in maniera programmatica, quindi qui abbiamo le nostre iconcine, le lasciamo lì oppure le spediamo qui sotto. Ok, quindi qui abbiamo un'area dove possiamo creare la nostra pagina. Ah giusto, aspetta che andiamo a mettere qui action, quindi home action, qui ci mettiamo news, questo ha già l'icona che dovrebbe avere, anzi non ha un'icona bensì ha un'immagine PNG incorporata, vabbè, che viene presa da lì. Il terzo pulsante potremmo anche toglierlo, quindi siamo ok. Questo forse andrebbe allineato, c'è anche una caption già, beh, quella può tornarmi comoda, tipo un title, non so dove si può customizzare, però c'è l'editor, button, qui button category. Ci mettiamo pages, così compare là in alto. I colori, text color, va bene questo. I colori potrebbe essere come color anche qualcosa di un po' più. C'è un menu money green, button shadow, highlight. Potremmo farla tutta blu. Qui non ho importato dei temi, quindi non ho un. Così forse diventa un po' tanto bruttarella, ma background gradient color, abbiamo anche dei gradienti, gradient direction, fill style, qui ci hanno lavorato, questo è stilisticamente regular button color, nessun colore, potremmo dargli già dei colori. Ci sono dei button text, button face, però sembra che non li consideri probabilmente perché ci manca, vabbè, questo è lo stesso colore che ho preso, quindi
Probabilmente c'è un parent o qualcosa che non gli fa visualizzare. Io vorrei in realtà cambiare colore un po' tutto se posso, ma non me lo accetta perché secondo me non ho degli stili attivati. Qui, ops, ho sbagliato il nome del colore. Ci vorrebbe un editor un pochino. Ah, eccole qua le opzioni. Vertical category caption, area order. Ci potremmo anche riordinarli, potremmo fare di tutto e di più, quindi pattern flow vertical, border style. Mi sa che c'è qualcosa di spento da qualche parte che non gli fa attivare lo stile, però vabbè, insomma, poco poi importa alla fine. Gradient color. O magari lo si vede, questo è il gutter, ecco, questo potremmo nasconderlo, possiamo decidere se deve partire già collassato oppure no. Adesso queste sono ovviamente questioni che riguardano lo stile, mi interessano fino a un certo punto. L'importante è che abbiamo una caption e ci possiamo cliccare sopra, quindi possiamo fare delle azioni. Andiamo a mettere del codice in queste azioni. Codice ovviamente boilerplate, nel senso che al momento non abbiamo nulla da fare, ci scriveremo chiaramente to do, visualizza la pagina iniziale in questo caso, e qui abbiamo visualizza la pagina delle news. Well, perfetto. Qui ci sono tutti i nostri componenti, quindi al momento questa è l'unica cosa che abbiamo scritto, nulla di più, nulla di meno. Andiamo a fare un po' di cosmesi. Diciamo che le icone preferirei che si vedessero un po' meglio, però vabbè, alla grafica penso dopo perché altrimenti ci vuole troppo tempo. Quindi qui c'è un'area in cui noi possiamo andare a mettere le nostre pagine. Ok, questo è quello che abbiamo fatto finora. Ah, è un problema perché prende lo stile, lo vede solo in un secondo momento. Questi sono un po' toggle, quindi ci possono anche tornare utili. Qui ci manca il click, questo lo andiamo a mettere. Ok, quindi ci mettiamo solo un click. SV opened, then SV close, else. Semi open, figurati se non c'è un toggle. No, stava bene. Ecco, potremmo fare un helper con il toggle. Così potremmo anche, come dire, nasconderlo, mostrarlo, nasconderlo. Qui abbiamo le nostre home e news. Qui abbiamo le stesse icone, quindi anche qui vediamo le icone. Se mettiamo un messaggio, vedremmo, come dire, apparire quella parte. Si collassa un po' troppo, forse perché di default non ha la parte, non ha come style il, non ha una dimensione impostata, però vabbè, ci pensiamo. Nel momento in cui show caption, ah, eccolo qua, gradient fill, bold caption, caption only border, categories, color, c'è tutta la roba dell'aspetto. Cosa importante adesso è devi usare il compact. Prima volta che vedo questo componente, però non mi ricordavo che c'era. Lo vedi nel, dove lo vedi? Nelle opzioni. Dove sarà? Qui? Compact oppure style. Le opzioni le vediamo tutte, sì. DSV. Ah, ma perché io ci clicco sempre dentro. E che vado a cliccare sempre sul, diciamo,
placement left, style name, use animation. Oh, qui ci sono. Cliccavo sempre collapse compact. Ok, quindi collassa, chiude proprio tutto. E invece così dovrebbe fare la versione sneak. Ok, dovrebbe la dimensione del compact dovrebbe essere un pochino più corta, o le icone un po' più grandi se vogliamo, però qui penso che come dire, giocando un po' su questa dimensione dovrebbe alla fine risultare corretta, però ecco, ci interessa, ma non ci interessa il giusto. Va benissimo, l'importante è che stia chiusa lì e solito c'è anche a runtime lo stile expanded, però non lo vedo, magari ci sarà sopra. Vabbè, proviamo a ridurla ancora. Questo è il default, perché vedo che non me lo salva, quindi o va bene così. Questa è addirittura troppo piccola. Comunque, vabbè, diciamo che la cosa è chiara. Va bene, così va bene. Quindi, visualizzazione delle pagine. Questo è un po' il problema. Come possiamo visualizzare qui una pagina che viene intercambiata? Dovremmo avere uno strumento che ci consente di, come dire, poter progettare una cosa come un form, che però non è un form intero, ma è qualcosa che si può andare a mettere all'interno di un form, ad esempio. E questa cosa ovviamente sono i frame. Li abbiamo già visto, da quando ho visto Dune mi viene sempre da dire Fremen, sono plagiato. E questa cosa l'abbiamo vista la volta scorsa, quindi l'utilizzo è perfetto. L'unica differenza è che in questo caso dovremo andare in realtà a posizionare, non come abbiamo fatto le altre volte, cioè andando qui, scegliendo frames, e vabbè, qui mi dice che non abbiamo frame in questo progetto, e quindi dobbiamo fare new other, quindi metterlo in modo fisso, ma dovremo crearli a runtime. L'altra volta abbiamo visto come crearne uno e come derivarlo anche per fare una versione customizzata. Qui sarebbe interessante, sarebbe consigliato fare lo stesso tipo di lavoro. Questo per quale motivo? Perché tutte le pagine avranno delle caratteristiche in comuni. Ad esempio, quando chiedo di visualizzare qui una pagina, la pagina dovrà allinearsi per occupare tutto lo spazio. Poi la pagina magari potrebbe avere un'icona da indicare, da suggerire per visualizzarla qui, oppure un titolo. E quindi diciamo che noi, quando diciamo che qui deve comparire una pagina, non sappiamo bene cosa dovremo far comparire, cioè queste due pagine, cliccando su Home e su News, vedrò cose diverse. Quelle cose diverse che vedo sono diverse nella loro verticalizzazione, ma avranno delle caratteristiche in comune, cioè sarà un qualcosa che viene creata qui all'interno del pannello, che dovrà prendere tutto lo spazio, magari dovrà dire con che titolo identificarla, avere un nome. Potrei ad esempio crearne più di una, anche gestire dei tab, quindi io ho il concetto di pagina già al momento in cui diciamo che la mia è un'applicazione a pagine, vuol dire che c'è il concetto di pagina. Le caratteristiche di pagina varieranno da pagina a pagina e quindi avremo dei discendenti. Questo ci dà già un indizio per dirci, ok, intanto partiamo da una pagina generica, cioè creiamo il collettore comune, il fattore comune dove ciò che noi definiamo sarà quello che vediamo in tutte le pagine, poi da quello andremo a derivare le singole pagine verticalizzate con le loro feature, ad esempio l'home page e ad esempio la pagina delle news. Quindi come creiamo e deriviamo? Non creiamo dei form, ma andiamo a creare ovviamente dei VCL frame, perché questi sono gli elementi che ci consentono di definire un pezzo di interfaccia che può essere ospitato all'interno di un altro frame o un altro form, e che possono essere editati per partire da una base ed estenderla o variarla, quindi aggiungere qualcosa, sostituire qualcosa, oppure un mix, una sorta di mix-in. Quindi partiamo dal nostro VCL frame, questa è la nostra pagina, la vado già a salvare, la chiamo demo.framesBasePage, ok,
punto pass. Quindi quello che qui sto andando a salvare è un frame attualmente vuoto che dovrà avere tutte le caratteristiche comuni che ci sono all'interno delle pagine. Per dire, mettiamo che io voglia all'interno di una pagina mettere un tastino dove vado a chiamare una guida o faccio delle cose che sono in comuni con tutte le pagine, se la vado a mettere qui la reedito in tutte le pagine. Quindi questo è un luogo molto conveniente per aggiungere cose comuni. Quindi faccio la mia base page, la chiamo, quindi questo diventerà il mio name, diventerà il mio base page frame, ovvero un frame per la pagina di base, ovvero quella astratta, potremmo dire, comune, che io andrò a ereditare per creare quelle più specifiche. Qui dentro che ci vado a mettere, anche come codice, al momento, diciamo, per non confonderci, puliamo tutto, quindi non c'è nulla. Semplicemente da un frame vuoto abbiamo ereditato, cioè abbiamo creato un qualcosa che è un frame vuoto più qualcosa di specifico. Ad esempio, noi sappiamo che quando creiamo questa pagina dovrà allargarsi a tutto schermo. Ecco, quello potremmo farlo anche in fase di richiamo, cioè nel momento in cui andremo a creare la nostra pagina home page o news page, creare nel senso di istanziare, cioè andare a far vedere, metterlo nel luogo dove deve essere visualizzata, noi dovremo allinearla in modo che si espanda e rimanga sempre delle dimensioni della finestra. Però noi potremmo anche semplicemente dargli un parent, cioè dargli un contenitore, e sarà la pagina a sua volta a dire ok, align, io mi allineo al client, e quindi nel momento in cui la creiamo, senza doverlo andare a definire nel codice, questo client fa sì che ovunque appaia venga massimizzata. Chiaro che un domani potremmo anche cambiare idea, però basta che andiamo qui, lo spegniamo, e a quel punto lo spegniamo anche per tutte le pagine. Perché? Perché questo è il nostro fattore comune, è un qualcosa che darà le caratteristiche della pagina di base, che noi estenderemo e che andremo a customizzare, però ciò che ci è utile che rimanga uguale rimarrà uguale su tutte le pagine discendenti, e non andremo a toccarlo. Quindi ciò che modificheremo qui vedrà propagato in tutte le pagine discendenti. Potrei mettere qui, ad esempio, come abbiamo fatto l'altra volta, una barra del titolo con la dialog, in modo che ogni discendente vada, come dire, abbia un pannello con dentro il titolo, e quindi io potrei customizzarlo visualmente in questo modo. In realtà, idealmente, potrebbe essere uno spreco, perché andare a fare in modo che ogni pagina che creo crei il proprio titolo può essere uno spreco, nel senso che io potrei anche decidere di gestirla così: creo la pagina stessa mi dà un titolo da visualizzare e io lo faccio vedere nel main form qui. Ovvero il main form, che creando la pagina chiede alla pagina qual è il titolo, oppure avrà da qualche parte un dizionario o qualcosa dove restituire questo titolo, e a questo punto farà vedere qui il titolo che abbiamo scelto. Demo base page, quindi diciamo che questo è un feature che dovremmo andare ad aggiungere, però invece di farlo da subito, iniziare a lavorare immediatamente su questa pagina di base, possiamo anche decidere di fare le cose gradualmente. Ad esempio, andiamo a creare la nostra home page. Come creiamo la home page? La home page sarà una base page con qualcosa in più, tipo un'etichetta con scritto benvenuto nel fantastico mondo, nella questa fantastica pagina applicazione demo. Quindi metto other, scelgo inheritable items, cioè elementi ereditabili, trovo il mio base page frame, cioè il mio frame, quindi interfaccia ricavabile in un form che fa da base per quelle successive, prendo inherit e faccio un ok. Me ne trovo una nuova fresca identica a quella da cui ho ereditato, identica perché non c'è nulla di più tranne quello che ho preso dall'altra, ma non con un copia e incolla, bensì, come vediamo qui, con ereditando, quindi da un qualcosa di vuoto io estendo ulteriormente aggiungendo cose in più. Qui non metto al momento nulla, questo non serve per un frame, non serve praticamente mai. Ecco, andiamo a mettere ad esempio demo frames. Qui potrei fare anche un nuovo namespace, pages home, oppure potrei chiamarlo home page.pass, e questo frame potrei chiamarlo home page frame, cioè il frame della pagina
iniziale. Quindi l'ho battezzato, questo quindi è una pagina, la pagina estende il frame vuoto estende un frame personalizzato che estende un controllo di Windows con scroll bar che a sua volta estende il controllo di Windows, che a sua volta estende il controllo, che a sua volta estende il componente, che a sua volta estende un oggetto che può essere reso persistente, che a sua volta estende l'oggetto, e poi sopra l'oggetto non c'è più nulla perché è la classe, come dire, che fa da root a tutte le classi. Quindi ho aperto una marea di roba, close all other pages, torniamo qui. Quindi questa è la mia home page, nell'home page ci scrivo, no, ci scrivo benvenuto, ci vado a mettere un'immagine, la allineo al client, anche quella, cioè per occupare tutto lo spazio, la chiamo logo image, vado magari a scegliere una picture, la picture, Tristar picture, qui vado, qui i loghi sono un po' grandicelli, però prendiamo, ce n'è uno che non sia enorme, no, questi sono tutti giganteschi, giustamente, prendiamo qualcosa di, obiettivi, supporto, regole, questi sono i pannellini, clip art, questo è molto grande, non c'è male, qualche risorsa vecchia che magari può essere un po' più piccolina. C'avevo dei loghi, questo forse l'abbiamo usato anche l'altra volta, quindi che può essere interessante. Mettiamoci il log di Delphi, dai. Questo, no, questa è grandicella più che altro, ma non è che per farmi dei problemi, ma è legato al fatto che, come dire, più è grande più tempo ci impiega a salvare il file. Normalmente le risorse grandi non andrebbero incorporate, ma facciamo finta di niente, questa non è così grande. Magari la metto al centro, center true, gli dico di fare anche lo stretch, però che sia proporzionale, così ha un senso, ma se no non la strecciamo, la lasciamo lì e basta, tanto è un demo. Quindi questa è la mia home page, la home page delle news, potrei farla facendo che cosa? New other, elementi ereditabili, quindi ogni frame diventa di nuovo la base per futuri frame, però io parto sempre da quello di base della mia pagina, faccio ok e questo lo salvo con il nome demo.frames.newspage, pass, e questo diventa il news page frame, quindi un'altra pagina. Ora dobbiamo far vedere queste due pagine, ecco, qui adesso vado magari a fare una cosa, abbiamo la control list, è possibile riempirla con, ci sono i preset, potremmo riempirla con, in questo modo, con le news o quella fatta così, mettiamola così, dai, così abbiamo big item 8, small button, apply. Abbiamo qualcosa da far vedere che al momento non ci fa vedere nulla, solo la label verrà replicata n volte, però, come dire, è giusto per vedere qualcosa, quel contenuto delle pagine al momento non ci interessa, poi magari ci interesserà. Io devo far vedere queste due pagine, quindi dove le faccio vedere? Torniamo nella main form, ho questo selettore, qui ho un'area libera, potrei metterci un pannello, ok, che diventa il mio pannello host delle mie pagine, quindi vado in quick panel configuration e gli dico niente scritta perché non voglio vedere, oppure potrei metterla, potrei dire click e menu to show the selected page, devo anche scrivere in italiano, quindi non è che lascio i bordi, lo lascio un po' com'è, tanto mi va bene che sia un po' bordato. Questo gli dà un nome un po' più significativo di panel 1, lo chiamiamo page panel, cioè il pannello dove finiranno le pagine, lo allargo per fargli tenere tutta
la videata ad esclusione ovviamente di questa. Quindi nel momento in cui io lancerò la mia applicazione, io avrò questa schermata dove le pagine si stringono perché ho usato uno stile che, come dire, questo conta e spinge di là il contenuto, ecco, quindi avremo le pagine che si dovranno riadattare anche a questa cosa, non è un overlay, non va sopra, e cliccando chiameremo la pagina, però ecco, la pagina, il menu rimane tutto ancorato e rimane al centro, quindi o cliccando questo vediamo le varie pagine. Come la mostriamo? Allora, quindi all'interno della nostra videata noi dovremo avere una pagina visualizzata, quindi dovremo anche idealmente tenerci in mente quella pagina, cioè dovremo fare in modo che, ad esempio, se clicco sulla stessa pagina e ho già la stessa pagina visibile, io non vado a ricaricare la stessa pagina una seconda volta, ma tengo quella che c'è. Se ce n'è una dovrei distruggerla e creare l'altra, altrimenti faccio un memory leak. Quindi per proteggerci anche da questa condizione aggiungiamo anche report memory leaks on shutdown, e così siamo, non siamo protetti, ma quantomeno abbiamo un report. Quindi io qui ho la mia main form, quindi il mio prototipo di pagina principale, quindi ne potrei creare n, ma ne verrà creata una sola. Ecco, ognuna di queste avrà, tra le altre cose, come campo privato, chiamiamola current page, cioè qui avrà un campo privato, nel senso che non è accessibile dall'esterno, quindi iniziamo a vedere un po' di programmazione oggetti. Questo private ci fa l'incapsulazione, ovvero fa sì che questo campo, l'F sta a indicare field, campo è una convenzione, sarà un riferimento alla pagina attualmente visualizzata, quindi avrà come avrà un riferimento ai tipi o home page o news page. È chiaro che io qui non posso fare un campo home page di tipo T home page frame, un campo di tipo news page di tipo T news page frame. Dovrei utilizzare un tipo che vada bene per tutti. Però già nel dire che qui ci sarà la pagina corrente vuol dire che il tipo a cui dovrò fare riferimento sarà la pagina, ovvero che tipo scelgo di dare alla mia variabile, quel tipo che mi consente di identificare virtualmente qualsiasi pagina. Qual è questo tipo? Il base page frame, cioè la classe, questa qui, che mi rappresenta, che prende il frame vuoto. Quindi questo è troppo generico, questo è sufficientemente generico perché è una pagina. Se fosse invece l'home page frame o il news page è troppo specifico. Quindi questo tipo è ideale perché mi consente di memorizzare in quella variabile un riferimento a un frame che sia di questo tipo o un suo discendente, ovvero che sia, diciamo che questo tipo non lo andremo mai a creare, potremmo anche forzare questa cosa mettendoci questo rafforzativo che sta a indicare che questa classe è astratta, cioè è un po' come dire che un essere vivente può mangiare, quindi l'animale è un essere vivente, l'uomo è un essere vivente, però nella classe essere vivente, se andassi a crearla, dovrei avere una funzione mangia, perché qualunque essere vivente mangia, ma non potrei scriverci dentro il codice perché non so come è implementato. Solo andando a definire un discendente specifico, ovvero uomo, neanche animale potrebbe, pur essendo più specifico, potrebbe implementare mangia, perché dipende da quale animale parliamo. E quindi questo vuol dire che questa... perché è astratta questa classe? Perché rappresenta un concetto, cioè un concetto di pagina che vado a mostrare nella mia interfaccia. Ma non è una pagina specifica perché io non posso creare una pagina generica, dovrò, quando io clicco vorrò vedere una pagina concreta, una di quelle specifiche, cioè cliccando, questo è comodo per il fattore comune, ma quello che dovrò vedere sarà o una home page o la news page o tutte quelle che deciderò un domani di andare ad aggiungere. Quindi questo è il significato e la funzione di questo page base frame, ed è una variabile ideale come tipo da poter utilizzare qui per poter referenziare sia la home page che la news e tutte quelle che aggiungerò.
Perché? Perché la home page io ho definito che deriva da questa classe, vuol dire che è questo più qualcosa di aggiuntivo, ad esempio questo logo image. News page, stessa cosa, è una pagina di base più questi controlli che nella pagina di base non ci sono. Quindi uso questo tipo perché questo è il fattore comune che mi consente di referenziarli entrambi. Quando io andrò a crearle, però, ovviamente metterò in una variabile di questo tipo un'istanza, ovvero un oggetto che appartiene o a questo tipo o al tipo home page frame. Cioè andrò a creare uno dei due e metterò il suo riferimento, quindi quel valore che mi consente di manipolare questi oggetti, che in questo caso sono oggetti ma sono anche oggetti rappresentati, cose che vedo sullo schermo, usando questo tipo, perché questo tipo consente di identificarli entrambi. È come se avessi una variabile di tipo essere vivente a cui posso assegnare un'istanza di gatto e o uomo, persona, perché le caratteristiche sono comuni a entrambi, quindi quello che vedo utilizzando come riferimento questo fattore comune sono le caratteristiche che sono comuni a entrambi. E questo è un concetto molto importante in programmazione oggetti, quindi il concetto di ereditarietà è quello che ci fa capire che data una classe, cioè una struttura che contiene dati e procedure che ci lavorano sopra, io posso derivare per prendere quell'implementazione e farne un'estensione, cioè aggiungere qualcosa. La parte di incapsulazione è la parte che mi consente di dire che all'interno di queste classi posso definire qualcosa di privato e non visibile dall'esterno. Il polimorfismo lo vediamo più avanti, tra un momento. Quindi qui metto una variabile di questo tipo, lui adesso si arrabbia perché non ho importato la unit che contiene quel tipo, quindi lo vado, faccio Alt F11 oppure Use Unit, scelgo Base Page, lo metto nell'interface perché io ne ho bisogno nella dichiarazione del main form, e a questo punto questo tipo ce l'ho ed è perfetto. Quindi qui ho una variabile in cui andrò a memorizzare la pagina attualmente visibile, quindi quando l'andrò a creare metto qui il riferimento e poi l'andrò a configurare in modo che si veda tra queste due, home page o news page, a seconda del tasto che clicco. E uso questo tipo perché con questo posso referenziare entrambe, altrimenti avrei dovuto utilizzare una variabile separata per ogni tipo specifico. Questo è il vantaggio della programmazione oggetti. Ovviamente se vorrò trattare questa pagina utilizzando questo tipo generico per andare a manipolare qualcosa di specifico della pagina della home o delle news, che c'è solo in home e in news, dovrò, come si dice, castarla, cioè dovrò prendere questo riferimento, controllare qual è la classe effettiva a cui appartiene e andare a convertirlo in quel tipo per poter accedere agli elementi specifici della home page o della news. Se uso questo riferimento posso vedere solo ciò che è disponibile in questa classe e che viene ereditato dalla classe frame. Quindi cosa vedrò? Tutte le proprietà tipiche del frame. Qui ancora non ho scritto nulla, quindi fondamentalmente tutto quello che c'è in frame lo posso vedere. Quindi nel mio codice andrò ad aggiungere anche un metodo, ok, mettiamolo pubblico così chiunque eventualmente può invocarlo, ad esempio show page, chiamiamo. Dovrebbe avere un parametro, al momento non lo metto perché sarà un parametro un po' particolare, mi dà l'errore perché ancora non l'ho implementata, però io faccio Ctrl Shift C oppure Complete Class at Cursor, meglio ricordarsi Ctrl Shift C. E questo Delphi cosa fa? Vede questa dichiarazione, vede che è tutto completo tranne una procedura che è dichiarata qui, non c'è il corpo. Quando schiaccio lui mi prepara, quindi mi risolve la classe incompleta preparandomi lo scheletro per la mia interfaccia, e qui andrò a visualizzare qualcosa. To-do visualizza la pagina richiesta. Questo perché? Perché ognuno di queste azioni andrà a chiamare questa funzione passando la pagina che vogliamo vedere. Quindi qui mancherebbe un parametro che poi andiamo a definire. Facciamo che qui per test creiamo al momento la home page. Prendiamo la home page. Quindi se vogliamo creare le pagine home e news dobbiamo importare
i moduli, ovvero le unit che contengono quei tipi, quindi alt F11. In questo caso ne abbiamo bisogno dell'implementazione, quindi scelgo implementation, prendo tutte e due perché tanto vorrò crearle tutte e due prima o dopo, e lui a questo punto mi ha aggiunto qui la uses di on page e news page. Che cosa ce ne facciamo? Ad esempio qui vogliamo andare a creare la, creiamo l'home page che ha il logo, quindi uso quella variabile che ho messo sopra, current page, che è un campo del main form, ovvero quando viene creata la finestra principale, la finestra in sé come oggetto ha delle azioni, ad esempio show page, che consente di mostrare una pagina, e ha dei dati, ad esempio questo current page, che contiene la pagina attualmente visualizzata. Quindi normalmente current page non sarà inizializzato. Come lo inizializzo? Scrivo t home page frame, ad esempio, che è la classe del mio frame che rappresenta l'home page. Faccio create, come owner do a me stesso, quindi se non andiamo a distruggere questa pagina ma chiudiamo semplicemente la finestra distruggerà il frame, non avremo dei memory leak, non avremo della memoria non rilasciata. Questo non è sufficiente a vedere la pagina, perché la pagina è stata creata, io main form e l'owner, però dobbiamo anche visualizzarla, quindi dovremo posizionarla ad esempio all'interno di un parent. Ecco, qui le cose che vediamo, align, anchor, docsite, perché le vediamo? Perché il tipo corrispondente, che è base page frame, è anche un frame. Quindi è la nostra classe che rappresenta una pagina di base, che era edita dal frame, e quindi prende tutto quello che c'è in frame e può potenzialmente aggiungere delle cose nuove. Al momento non aggiunge nulla, noi quello che abbiamo fatto è stato customizzare questo align. Aiuto. Quindi quello che andiamo in questo caso a fare in più, ok, aspetta, ho miscliccato sul, e dargli, c'è la proprietà parent, che eredita in realtà non da frame ma da WinControl, che è una delle classi da cui il frame deriva. Quindi ogni controllo può avere un contenitore, il frame, dovendolo visualizzare in un'interfaccia, anche lui, ereditando dal control, eredita il parent, però è un frame, noi ereditiamo dal frame e abbiamo la pagina di base, e dalla pagina di base ereditiamo e facciamo la home e la news. Quindi qui nel parent andiamo a prendere il nostro page panel, cioè il pannello che abbiamo predisposto per contenere la pagina. Dovrebbe essere sufficiente, nel senso che una volta creato e dato il parent, lui ha già quella line impostata a client, quindi dovrebbe comparire, vedersi e essere massimizzato. Quindi qui facciamo show page, ok, lascio il to do perché questo non è completo, in quanto da queste due azioni che visualizzano le due pagine dovremo passare a show page la pagina che vogliamo creare. Cosa passeremo? Una stringa? Passeremo un oggetto? Vedremo in questo caso. Run without debugging, quindi lo faccio partire, provo a cliccare qui, vediamo con il testo del pannello perché l'immagine è trasparente, però mi va bene, ok, non è un problema. Adesso quel testo poi lo tireremo via. Ecco che abbiamo l'home page mostrata, visibile qui dentro. Come lo scopro che è lì dentro? Perché se io qui uso l'animazione, annetto che flickera un pochettino perché non c'è il double buffering attivato, vedete che si ridimensiona, quindi questo è il pannello che tiene tutto lo spazio e che sta ospitando la pagina dell'home page che si allarga tutto lo spazio, perché tutte le pagine lo fanno, ed è ereditata dall'home page che ha un'immagine che si allarga per tutto lo spazio con dentro questo logo. Non abbiamo fatto news, però quello che dovremmo fare, quindi se io faccio exit, non abbiamo memory leak, se lo scelgo anche dal menu abbiamo lo stesso effetto, ok, quindi abbiamo lo stesso. Interessante che il frame sia trasparente, però ecco, potremmo renderlo anche opaco, color button face. Non mi ricordavo che fosse anche trasparente. Style elements, double buffer, line, ok, docsite,
Di solito facevo fatica a farlo diventare trasparente, adesso invece è il... Vabbè, potremmo anche agire in maniera diversa qui sulla pagina Style Name Windows. Vabbè, questo è il default, quindi non c'è bisogno di... ok, tanto non è un problema, non mi interessa particolarmente, ma quantomeno... la cosa che potremmo fare è aggiungere un pannello anche sulla base page per far da contenitore, ma non mi piace come soluzione, perché mi va bene così. Quindi ora dovremmo visualizzare anche la news page, quindi dovremmo trovare il modo qui nella pagina delle news di far vedere anche quella pagina. Dovremmo passare come parametro questo show page, dovremmo renderlo più generico per poter accettare diversi tipi di dati. Quindi questo potremmo farlo sia con i generics, cioè potremmo creare un metodo dove un tipo non è definito, cioè che prende come parametro prende un parametro page, dove il tipo è un tpage che noi lasciamo, come dire, generico. E adesso mi dà errore perché dovrei differisce dalla dichiarazione sopra, dovrei syncarla, ma vabbè. Però ecco, qui noi stiamo andando a definire un segnaposto per un tipo che indicheremo di un parametro che, appartenendo a quel tipo, questa è già la pagina già creata. Cioè quello che facciamo è lasciare come jolly il tipo di questo parametro, e se però vado a invocare show page gli dico t home page frame, vuol dire che qui come parametro dovrò passare, ammetto che questa scrittura adesso la vado ad aggiornare anche qui, avrei dovuto modificarla nei due punti, poi forse gli manca qualcosina. Però ecco, qui cosa si aspetta a questo punto come parametro? Potremmo usare questa forma, ok, di news page frame. Vuol dire che però qui lui si aspetta un oggetto pagina di tipo t news page frame, quindi si aspetta un oggetto che sia la pagina delle news. Qua si aspetta invece un oggetto che sia l'home page, quindi vuol dire che qui dovremmo andarla a creare noi e poi passarla come parametro, ma a questo punto diciamo perde un po' senso. Quello che io vorrei fare invece è una cosa di questo tipo, dire show page, e poi qui lui accetta il tipo della pagina da creare, e poi dinamicamente prende quel tipo e crea un'istanza del tipo che io gli dico. Cioè qui io vorrei scrivere, fammi vedere una pagina, questa è la classe home page frame, tanto adesso lo sta accettando, ma è incidentale in questo caso. Qui gli dico news page frame, quindi chiamo il metodo e gli dico il tipo della pagina da creare, e qui dentro, qui non avrò un riferimento a un tipo specifico, ma avrò che questo metodo show page non si prende un oggetto che è la pagina, ma si prende un page class, cioè si fa passare come parametro la classe della pagina da creare. Cioè abbiamo creato un metodo che, dato il tipo che noi gli passiamo, autonomamente usa quel tipo per creare la pagina corrispondente, cioè l'oggetto, salvare il riferimento e fare tutta una serie di controlli. Come funziona questo oggettino? Come possiamo fare questa cosa? In realtà in Delphi abbiamo una cosa molto comoda, che è il costrutto class of. Quindi diciamo che qui dovremmo trovare il modo di trasformare come classe questo page class, e trovare il modo di indicarlo. Ok, quindi andiamo ad aggiornare anche il metodo qui in alto. Quindi dovremmo avere una cosa di questo tipo, è page class, chiamiamolo così, è più comodo. Ok, dovremmo trovare il modo di definire che cos'è questo page class, cioè dovremmo dire che, dato una pagina generica, ovvero un page, questo base page frame, dovremmo creare un tipo che rappresenta un tipo di variabile che è la classe pubblicità, che è la classe di questo page base frame. Quindi quello che potremmo fare è questo: possiamo dire che il nostro tpage class
è un class of t base page frame. Questo è una cosa che noi potremmo fare. Quindi che cosa stiamo dicendo a Delphi? Che noi abbiamo creato un tipo. Questo tipo rappresenta una generica pagina che noi vogliamo usare nell'applicazione, che noi erediteremo per creare varie pagine. Quindi questo ci fa da guida e da fattore comune. Questa scrittura vuol dire che io ho creato un tipo, questo è un tipo, questo è un altro tipo, cioè ho creato un qualcosa che ha assegnato una variabile consente di, o un parametro consente di passare un valore. Questo che valore è? Cos'è questo tipo? È un tipo che ha assegnato una variabile consente a quella variabile di riferirsi a una classe, quindi non prende un oggetto di questo tipo ma prende proprio un tipo di questi, che però sia un base page frame. Cioè ho creato un tipo che, se assegnato una variabile, consente di valorizzare e di mettere in quella variabile non un oggetto che è la mia pagina ma un tipo di pagina. Perché se io creo una variabile di questo tipo, come ad esempio è questa, sto dicendo che qui salvo il riferimento a quell'oggetto creato che rappresenta la pagina da visualizzare. Questo invece rappresenta la classe, cioè questo rappresenta il tipo di pagina. Quindi una variabile di questo tipo contiene la pagina, una lista di questo tipo contiene riferimenti a tante pagine di questo tipo, una variabile, una lista di questo tipo contiene tanti riferimenti a tipi di pagine, quindi tanti riferimenti a classi fondamentalmente, che però non sono classi casuali, generiche, ma sono, devono essere di questo tipo. Quindi questo come mi cambia la vita, che se vado qui, vabbè, l'avevo già utilizzato, quindi mi consente di passare come parametro un page class, cioè di passare al mio show page o un page frame, di passargli la classe, cioè il tipo della pagina che deve essere creata. Quindi è come se qui gli dicessi devo creare un home page, qui gli dicessi devo creare una news, poi che ne crei una alla volta, ne creo n, faccio un'interfaccia tab, questa è un'altra questione. Quindi mi serve praticamente per sostituire questo riferimento diretto a una delle pagine con un qualcosa di più generico, di parametrizzato, che mi viene da fuori. Quindi questo page class, che è la mia classe di base page frame, la uso qui per dire la classe che tu mi passi io la userò per creare un oggetto di quel tipo, quindi creerò la pagina effettivamente, passerò la finestra come owner in modo che distrugga l'oggetto se viene chiusa, e una volta che ho creato quella pagina qui mi salvo il riferimento. Quindi un tipo è il tipo di oggetto che rappresenta una pagina creata in funzione, l'altro, il class of, mi consente di creare una variabile dove io posso passare tipi di quelle pagine. Quindi in un caso ho l'oggetto, in un altro caso ho il tipo da cui creare l'oggetto. Quindi praticamente lo show page a questo punto gli dirà dimmi che pagina vuoi e io te la creo. Quindi qui lo andiamo a creare, è ancora parziale questo metodo, dobbiamo ancora integrarlo, però quello che possiamo fare intanto è togliere questi to do, perché io diciamo che qui per il momento ho assolto al mio compito, cioè se clicco gli dico fammi vedere l'home page, se clicco gli dico fammi vedere la news. Se provo a eseguirlo, vediamo intanto se funziona. Clicco home e questo funziona, clicco news, non vedo un tappo, ma questo può essere perché questo è un template che si ripete, però se io non gli dico quanti elementi far vedere, lui non sa quante volte va ripetuto. Fammi mettere qualcosa di diverso. Mettiamogli un qualcosa di visibile, una string grid. Tiè. Questa anche se vuota si vede che c'è la griglia, così vediamo che, cioè per essere sicuri che funzioni. Home page, vedo quello, news, vedo questo. Ah, qui ci iniziano i primi problemi. Ogni volta che noi clicchiamo andiamo a creare un componente
il cui nome non viene definito, ma di default diventa nome della classe senza il T davanti. Quindi qui ci sta dicendo che un componente è già stato creato e messo nella pagina, ne stiamo creando uno con lo stesso nome. Poco male, noi potremmo risolverla banalmente facendo così. Current page.name uguale stringa vuota, così. Cioè, il default è come quando noi posizioniamo i componenti sulle finestre, viene dato da Delphi. In questo caso gli cambiamo il nome giusto perché non abbia delle ambiguità. Adesso non dovrebbe più darlo, però noi qui stiamo trascurando qualcosina, ovvero non abbiamo memory leak, credo. Se la lancio in debug ce ne dovremmo accorgere. Vediamo, forse ci sono. No, perché noi stiamo creando tante pagine e stiamo mettendo come le stiamo mettendo come parent nella current page, stiamo mettendo la finestra come owner. Quando ne creiamo un'altra, praticamente allineandola al pannello, quella va, quando ce n'è più di una, l'ultima prende il sopravvento. Quindi noi stiamo praticamente facendo il mazzo di carte, stiamo mettendo una pagina sopra l'altra, ma vediamo sempre l'ultima. Però quando chiudiamo, essendo che il form è l'owner di tutti, questo fa sì che come dire, il componente di per sé distrugga tutte quelle stanze che abbiamo creato. In realtà però, se continuiamo a cliccare l'una e l'altra, stiamo creando tante pagine di cui vediamo sempre solo l'ultima, ma le altre le teniamo. Cioè, noi dovremmo dire qui, ok, prima di creare una pagina, intanto se io lancio il programma e clicco sull'home page più volte, perché la vedo lampeggiare, non so se si vede in live, perché sto ricreando la stessa pagina, mentre non dovrei farlo, in quanto l'ho già visibile. Se clicco, se voglio vedere la pagina che ho già lì, non dovrei richiamarla. Quindi se ho già una pagina dovrei distruggerla e passare a quella nuova, quindi dovrei fare questo giochino. Qui dovrei fare un pochino di cose, ad esempio potrei dire, iniziamo a scrivere del codice, ad esempio ti chiedo di creare una pagina di un certo tipo. Intanto il tipo di pagina che mi stai passando è nullo, è assegnato, perché io qui potrei anche scrivere show page nil. Nil è un riferimento vuoto, però è come dirgli voglio il tipo di pagina, ti passo questo. Se noi non mettiamo un controllo in testa, questa riga va in errore, perché noi stiamo cercando di chiamare qualcosa per creare un oggetto su un riferimento che non è assegnato. Quindi questo ovviamente non dobbiamo scriverlo, però qui dovremmo dire se non è assegnato, allora non fare nulla. In realtà dovremmo generare un errore, sarebbe più corretto, ma se invece è assegnato vuol dire che la pagina è corretta, cioè qualcuno ci sta chiedendo di creare una pagina. Attenzione che qui non possiamo passare ad esempio un T-button, ci va in errore. Perché? Perché qui nel show page gli ho detto voglio un page class, cioè voglio un tipo, non voglio un oggetto, voglio un tipo che però sia o questo o un discendente, tipo home page frame, news page frame. Se metto T-button, T-button non ha nessuna parentela con questo tipo. Questo tipo e T-button derivano dallo stesso, però un po' come uomo e animale derivano da essere vivente. Però se ti chiedo un animale non mi puoi passare l'uomo, perché puoi passare un gatto, però puoi scegliere, diciamo, quella classe e tutte le discendenti, cioè tutte quelle che estendono quella classe sono di quel tipo, ma non i fratelli, perché sono di due rami differenti. Quindi questo tipo ci consente di far passare una classe come parametro, ma la classe deve essere o questa, ma questo abstract rafforza il fatto che questa non sarebbe mai da utilizzare direttamente, ma solo come base per estendere, e quindi dovrà essere o la home page o la news page. Quindi questo non lo accetta, questi due li accetta, perché sono due classi della pagina di base. Questo deve essere chiaro. Quindi qui non è assegnato, usciamo, altrimenti c'è un tipo. Ecco, qui però dovremmo già dire, aspetta un momento, abbiamo già una pagina visualizzata? Se sì, è dello stesso tipo, quindi dovremmo dirgli if assigned current page, cioè se questo è assegnato vuol dire che abbiamo già una pagina.
And current page is inherits from page class. Cioè gli dico, se la pagina era edita da questa classe, quindi vuol dire che se è una, anzi potremmo anche essere più espliciti, non inherit from ma is class type, class name is, class type uguale questo, siamo molto più diretti, ci vogliono un po' di parentesi. Cioè gli sto chiedendo, se la pagina è visualizzata, la classe, che ovviamente può essere home page frame o news page frame, è uguale a quella che sto chiedendo, gli sto chiedendo praticamente se il tipo che gli passo è lo stesso a cui appartiene la pagina che sto visualizzando, posto che abbiamo una pagina, perché se non ce l'abbiamo questo problema non si pone. Allora esco, cioè non vado avanti, questo exit vuol dire che usciamo di qui e non proseguiamo nel resto. Quindi non mi hai dato una pagina da visualizzare, non faccio niente. Mi hai dato una pagina da visualizzare, aspetta, c'è già una pagina, se la pagina è dello stesso tipo non faccio niente. Se vado avanti, a questo punto vuol dire che le condizioni precedenti sono state superate, quindi potremmo essere nel contesto in cui stiamo creando una nuova pagina. Ok, quindi dobbiamo andarla a creare in ogni caso. Quindi questo potremmo fare una cosa di questo tipo, potremmo dire creiamoci una variabile new page, quindi in ogni caso comunque una nuova pagina andremo a creare, quindi questo lo copio qui, ok, new page, e questa è la mia nuova pagina. Perché non la metto direttamente in current page? Perché qui ho testato che se ho una pagina e la pagina dello stesso tipo esco, non è questa condizione, quindi vado a creare una nuova pagina, ma potrei avere sempre una pagina mostrata, quindi diciamo che in ogni caso devo crearla, quindi intanto la creo e poi tutto il problema andrò a sostituire, quindi dirò nuova pagina, prendo il tipo che mi hai passato, creo quella pagina a tutti gli effetti, metto la form come owner, quindi come oggetto che la contiene, diciamo, che è responsabile del suo destino, vediamo così. Gli tolgo il nome perché abbiamo visto che dà problemi, gli metto il parent all'interno del nostro page panel, ok, e in questo modo l'andrei a visualizzare, la vedo già, questo la vedo già, però l'ho messo in questa variabile, perché in questa c'è la precedente, quindi la precedente a questo punto andrebbe nascosta, anzi preferibilmente andrebbe distrutta, cioè andrebbe proprio eliminata, quindi devo fare una cosa di questo tipo, devo dire alla fine, in ultimo, la current page, cioè la pagina corrente, diventerà la nuova pagina, questo sempre e comunque, quindi questa sarà la cosa finale. Però se ho già una assigned, se ho già una pagina begin, qui dovrò distruggere, diciamo rimuovere la pagina precedente. Ne ho creato una nuova che prende il posto, la vecchia devo toglierla perché altrimenti ne creo sempre di nuove e non, quindi questa comunque diventerà la definitiva, quindi se non ce l'ho qui dentro non ci entro, ho creato quella nuova diventerà quella corrente. Se ho già una corrente devo andarla a eliminare. Come faccio a distruggerla? Faccio un bel current page.free. Non devo fare hide, non devo fare nulla, perché quando faccio free distruggo l'oggetto, nella free c'è l'oggetto, si diciamo avvisa la finestra che l'oggetto viene distrutto, in modo che questa non vada, essendo il suo owner, a distruggerlo una seconda volta, che sarebbe un po' un problema. La distanza viene distrutta, quindi noi non la vediamo più, viene nascosta, cioè non abbiamo bisogno di fare hide e poi di fare free, noi semplicemente lo buttiamo via, lo distruggiamo e a quel punto sparisce e poi a quel punto questa diventa quella nuova, cioè qui dentro ci rimane un valore, una pagina che non c'è più, non possiamo utilizzarlo, ma tanto
diventa subito quella nuova. Quindi il vantaggio che abbiamo fondamentalmente non sarà molto diverso da prima, ma se clicco la home page, se continuo a cliccarci non dovrebbe fare nulla. Vedete che non cliccherà più perché sta fallendo fondamentalmente questo controllo, quindi non va a fare nient'altro. Se clicco su news, vediamo quella delle news, ma abbiamo rimosso la pagina di prima, cioè l'abbiamo eliminata. Quindi se io passo dall'una all'altra, stiamo di volta in volta creando quella nuova e distruggendo quella di prima. Vuol dire che se io passo la giornata a fare questa operazione, comunque la RAM non aumenta, perché ogni volta abbiamo sempre solo l'ultima. Se la chiudiamo, la finestra viene chiusa, ma la finestra è l'owner, quindi la finestra va a chiudere la nostra pagina. E questo è quello che avviene. Quindi iniziamo già ad avere una struttura. Chiaramente questo funziona anche col menu, come news, home, news, home, perché sono le azioni che funzionano ovviamente anche in questo caso. Se vogliamo vederlo in action, poi direi che dato l'orario per questa volta ci interromperemo. Adesso non c'è nulla, quindi se clicco su home, vedete che se vado a vedere qui cosa c'è scritto, vedi qui il parametro è una classe di pagina, però non è un oggetto qualunque, non è un tipo qualunque, ma deve essere un base page frame. In questo caso è sbiadito, ma c'è scritto home page frame, forse lo vedete meglio così. Home page frame perché sto chiedendo la home, quindi è assegnato, sì, quindi questo ce l'abbiamo. C'è una pagina corrente? No, nil, vedete che c'è indicato fondamentalmente che non è una pagina corrente, quindi questo da false, questo non viene neanche considerato ed è giusto perché andrebbe in errore. Questo è nil, se chiedo di che tipo è un qualcosa che non è impostato, che non riferisce a nessuna pagina, ovviamente non funziona. Quindi salta anche questo exit, quindi cosa fa? Prende la mia home page frame e la va a creare, quindi questo che al momento non ha un valore definito, viene creata a tutti gli effetti la pagina, quindi ne abbiamo creata una e ogni volta ne creiamo una e ne distruggiamo la precedente, ma potremmo anche crearne 1000 e metterle in un tab, cioè potrebbe essere un qualcosa che noi creiamo più volte e di volta in volta creiamo un tab, andiamo a metterli dentro e facciamo tanti tab e magari uno scenario che potremmo anche vedere. Il nome di default viene dato col tipo senza il T, questo è un default, però siccome abbiamo visto che ci dà dei problemi perché all'interno di uno stesso owner non devono essere uguali, noi lo svuotiamo, ok, e il suo parent al momento non è assegnato, quindi non sarebbe visibile, gli diamo il page panel e qui vedete tutte le proprietà del page panel perché questo riferimento che è questo stanno puntando allo stesso oggetto, cioè parliamo sempre del pannello, vedete che è page panel e questo è sempre page panel, quindi la pagina sa che deve essere mostrata lì. La pagina ha già una line, se lo vedo, ma non lo vedrò mai perché dovrei espandere la cosa giusta. Align, qui ci sono, dovrei ricordarmi dov'è la classe giusta, forse qui, no, niente. Comunque se vado a vedere new page align lo vedrò già il client, quindi si sta già espandendo. Abbiamo una pagina corrente? No, questa è ancora quella precedente, non avevamo niente visualizzato, quindi semplicemente la nuova che è già pronta, la vecchia che non c'era, diventa la nuova, diventa quella corrente. Uscendo di qui questa variabile ce la dimentichiamo, ma l'oggetto che abbiamo creato, il cui valore abbiamo messo qui, abbiamo salvato qui, ce l'abbiamo. Quindi da questo momento la main form sa, col suo campo current page, si sta tenendo un riferimento alla pagina che abbiamo creato. Potremmo anche andarlo a determinare iterando i controlli, andando a vedere quelli che sono del tipo giusto, però tenerli in una variabile facciamo molto prima, cioè lì abbiamo già il valore, siamo già a posto. Quindi abbiamo l'home page. Se chiediamo di visualizzare ancora la home, ecco che entra qui dentro e dice hai chiesto una pagina? Sì, è l'home page frame. C'è una pagina corrente? Sì. E il suo tipo qual è? Non me lo fa vedere qui. Dovremmo vederlo andando un po' giù
nella gerarchia, ma fidiamoci che sia dello stesso tipo della home page, quindi uguale a page class, quindi esce, quindi non fa nulla. Cioè lui ha preso come parametro il tipo di pagina da creare, ha visto che ce n'è una corrente, ha visto che il tipo di quella corrente è uguale a quella che voglio creare, quindi non si fa nulla, quindi rimane quella che è, e ogni volta che clicco in realtà entriamo lì dentro ma non facciamo nulla. Proviamo l'altra, la pagina gliel'ho richiesta, sì, stavolta qui leggerò news page frame, questa è assegnata, ce l'ho, ma il tipo che è quella da home è diversa da quella delle news, quindi non esce ma prosegue, quindi vado a prendere news page frame e creo una nuova pagina, quindi in questo momento ne ho due in memoria, una è quella delle news, l'altra è quella della home, quella, la new page non è ancora visibile perché non ha il parent, ha il nome di default che io sblanco, il parent non è valorizzato, adesso diventa quello della, diventa il mio page panel, il mio pannello dove metto queste pagine, quindi adesso in questo pannello ce ne sarebbero due in realtà, se andassi a vedere i suoi diciamo figli di per sé, se trovassi modo qui di vedere un count, sono troppe proprietà qui dentro, troverei che questo simpaticone all'interno come control, win control, ne ha, eccolo qua, ne ha due, ha le due pagine, però essendo che tutte occupano tutto lo spazio, l'ultima creata è quella che prende il sopravvento e l'altra non la vedo più perché sta sotto. Ma non è un problema perché siccome una pagina corrente ne ho creata una nuova, quella vecchia, la mia home page, la vado a distruggere, pam, quindi è morta. Quindi se vado qui e cerco di leggere le sue proprietà, in realtà sto puntando un oggetto che non c'è più, ma tanto lo vado a sostituire con quella nuova. E quindi la, diciamo, riferimento alla vecchia l'ho perso, ma l'ho anche distrutta, mi è rimasta a questo punto solo la nuova. Se vado nel mio page panel e gli chiedo Twin Control, gli vado a richiedere di nuovo i tuoi controlli quanti sono, count stavolta è 1, l'altra pagina è andata, e poi esco e mi trovo in questa situazione. Quindi ho fatto un'applicazione dove io posso progettare due pagine distinte. Qual è il vantaggio di questa cosa? Voglio aggiungerne una terza, no problem, nuovo, altro, vado negli elementi ereditabili, prendo la pagina di base, la eredito, faccio ok, questa la chiamo, prendiamo l'esempio della batteria che c'era l'icona battery page, vedo lo stato della batteria, ok, qui ci scrivo name battery page frame. Qui per abbreviare, adesso non vado a fare tutta l'interfaccia, ma ci metto una bella label, magari bella grossa, così si vede, messa così, ok, giusto perché ci sia qualcosa da vedere, l'allineo magari in alto, così siamo, anzi la metto, ma sì dai, la metto al centro, la metto in basso, lì, così. È un po' troppo alta, adesso la riduco, quindi la vediamo lì, battery page, ok, e a questo punto ho già fatto la mia pagina nuova, quindi io vado sempre, aggiungo funzionalità aggiungendo codice, non modificando quello esistente, salvo ovviamente il minimo indispensabile, ma potrei essere ancora più dinamico da questo punto di vista. Come faccio a mostrarla? Vado qui, devo aggiungere nelle azioni pages un'altra azione che chiamerò battery action. Come icona c'era quella della batteria, ok, quella va bene. La caption la chiamo battery, ok, e questa è già a posto. Nel suo codice che andrò a definire qui farò show page, che pagina devo mostrare, quella nuova che ho creato, quindi faccio alt F11, prendo la mia pagina nuova, la cerco se ne ho tante, la metto nell'implementation e così viene aggiunta alle altre qui nell'elenco, e gli dico qui va creata la battery page frame e l'azione è a posto. L'azione non sarebbe eseguibile se io non avessi nel menu chiaramente
un qualcosa per richiamarla. Page battery, quello è già a posto. E qui posso andare qui nelle mie button category, item, nella mia collection di pulsanti dove ne ho già due. Vado ad aggiungerne uno nuovo e gli dico: tu, caro, mi fai partire battery. Ok, ha già l'immagine, la prende tutta l'azione. Infatti qui non si vede perché è bianca, ma c'è già l'icona della batteria. E a questo punto lo lancio e se clicco dovrei vedere battery page qua sotto perché ha creato la pagina. Quindi news, battery, news, home. Chiaramente tutto funziona esattamente come prima. Ogni volta che cambio pagina vedo sempre la precedente. Anche questa sì, vedete che si espande, si aggiorna. Posso farlo da qui, posso farlo da qui. Faccio file exit e la mia applicazione è terminata. Non ho memory leak, non ho memoria che rimane allocata, non ho nulla di che. Ho un'applicazione strutturata in pagine dove io ho la mia pagina generica. Dovrei cambiare il titolo, dovrei fare un po' di cose, ma queste eventualmente ce le lasciamo per la prossima volta, perché si è già fatta, come si dice, si è già fatta una certa, come si dice. E così abbiamo anche un altro argomento da trattare. Ok, direi che poi l'estrazione è un po' tardi, quindi facciamo che me la organizzo meglio la prossima volta, così me la preparo. Però volevo comunque far vedere appunto le conferenze del GRUSP, giusto per farvi sapere che ci sono e che farò avere qualcosa di gratuito. Poi magari se ho modo di vedere i partecipanti, adesso potrei mettere anche qualcosa in palio, ma mi studio un attimo come fare la cosa. Poi avevo altre cose che mi sarebbe piaciuto mettere in palio, tipo adesivi, dei gadget, ma mi devo un po' organizzare. Buonanotte a tutti, che domani si lavora. Sì, direi che adesso chiudiamo, quindi la prossima settimana ripartiremo con questo tema. Vedremo come stendere nuovamente questo esempio, facendo delle cose un po' più particolari, tipo il titolo, magari delle funzionalità comuni. Potremmo provare a usare dei tab. Potremmo provare a fare qualcosa di un po' più, vabbè, non dico spinto perché sono, come dire, parole grosse, però diciamo qualcosa di un pochino più elaborato, ripartendo da questo esempio ed estendendolo con delle cose in più. Faccio un ride rapidissimo, così se ce la faccio, però direi che ce la dovrei fare. Sempre se non sta scappando, è un collega sviluppatore, quindi che non sta sviluppando. Non ho visto se c'è qualcuno che sviluppa in questo momento, quasi quasi, ma direi che sarà molto difficile, ma non si può mai sapere. Quindi settimana scorsa c'era Michele Steven che sviluppava. No, non devi andare sul mio, che dopo mi sento io. No, direi che l'unico pazzo sono io. Sono spagnoli, inglesi, niente. Quindi vado con la mia scelta, quindi faccio il puntatona, grazie, alla prossima. No, è partito l'AD, maledetto RAD. Vabbè, niente, mi tocca salutarvi con lo spot in mezzo, ma rimanete per il ride e direi che ci si rivede la prossima settimana, se non prima. Come diceva Luttazzi, dopo la pubblicità, se non durante. In questo caso direi che è perfetto perché c'è proprio lo spot, ma vabbè, c'è poco da fare. Quindi grazie a tutti, direi, e alla prossima. Prova a fare il ride e poi vediamo che succede. Ciao a tutti e buona settimana. Ciao 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 ciao.